lei è l'artista di questi meravigliosi quadri. Grazie. Mi racconti un po' la storia di questo dipinto che ha lei alle sue spalle. Questo il problema è che io desideravo far vedere, far notare un particolare luogo del mare. E si trova questo luogo tra bagnasciuga, cioè tra l'acqua e la terra, dove le onde si frangono e sono praticamente suggerite dalla parte superiore di quella parte. E sopra chiaramente l'acqua e il cielo, che si intravede in questo spazio, dove è calmo, così uniforme. Questa è una idea retana dove all'interno, una frattura, c'è un crostaceo, c'è un granchio, un grosso granchio, con il resto dei suoi fasti. Ma questa è solamente la descrizione di quello che chiaramente queste strane linee rosse fanno parte di una idealizzazione e stilizzazione di quello che è la Tana stessa, e ha un compito solamente di peso, di pesare verso il basso e dare una struttura di solidità. Di solidità. Precisa e particolare struttura. In questo caso si tratta di una carta, ed è una carta da stampa, in cui è stato stampato più dietro dei segni, delle forme ricavate con la tecnica della silografia. Io ho preso questa carta e, guardandola a lungo, ho cercato all'interno di questi segni un segno particolare, una struttura particolare, un contorno che mi guidasse alla ricerca del soggetto. Il soggetto doveva essere qualcosa che apparteneva a questo groviglio di segni. Pian piano ho cominciato a stendere il colore, lasciando come delle specie di cornici, come quelle che si usano proprio in fotografia. Cioè è una mira fotografica che più si restringe fino a inquadrare il soggetto come se fosse colto nel momento in cui sta passando. E sta passando dalle profondità marine. Perché avevo scelto le profondità marine? Perché ho usato praticamente un marrone scuro verdastro, quasi petrolio. Un mare inquinato, profondo. Il pesce, e di un pesce degli abissi si tratta, sta in queste profondità. E io, e questi pesci perché sono spesso innervati da strutture ossee, cartilagine in certi casi, per cui dalle estroflessioni sulla pelle che disegnano delle forme. Allora io ho risparmiato, cioè ho salvato alcuni di questi segni, li ho accompagnati, li ho cancellati dove andavano cancellati, esaltando dove andava esaltato, e ho ricavato la struttura interna del pesce. Poi ho curato il contorno, ho evidenziato le cose che andavano evidenziato con pochissimo colore e con pochissimo lavoro, facendo vedere la struttura sottostante, quello che in fondo in altre parti si vede un po' meno, ma c'è sempre. E così nasce da solo. È nato da solo. Fantastico. Era già dentro, come diceva Michelangelo, la struttura è già l'opera è già contenuta nel blocco. In questo caso la struttura è già contenuta dal colore, dalla pittura stessa.
4-5 metri, adesso abbiamo dimezzato per fare appunto l'esposizione già ai tempi di Contardo Ortelli, il quale è stato il primo conservatore dei musei civici giuttesi. Io ricopro questa carica da 4 anni e in questi 4 anni ho avvicendato diversi artisti con un certo spessore artistico scelti personalmente da me, insomma, ecco. E la quinta mostra che facciamo qui al Museo Uti, in questo luogo di scultura, tutto il paese qua è un paese di scultura, tutto impegnato proprio sulla pietra fino agli anni 70, anche se attualmente ci sono ancora dei piccoli laboratori attualmente attivi che evadono commesse a livello internazionale. Ecco, Lucio Rogatti, docente del liceo artistico degli anni 70, è il terzo docente del liceo che espone qui presso lo studio del Butti, che ci tenevo a portarlo perché ho visto delle cose molto interessanti, che promesso questa mostra finalmente è presente qua, in questo luogo artistico, vicino a un terra d'artisti, quindi anche Lucio Rogatti si medesima in questo luogo. Ho visto le opere a Milano, entrando in questo studio, dove pensavo di trovare il buio, in realtà ho visto la luce. Come oggi, nella giornata uggiosa e plumbea, entrando al museo troviamo la luce. Cioè, siamo negli abissi del mare, no? Sotto il mare, al buio, come già Cousteau negli anni 70, che si andava giù con questa navicella che andava a visionare i luoghi bui dell'abisso. Ecco, Luciano Gatti riesce a dare, a farci vedere, immaginare il mondo sommerso con colori molto luminosi, proprio se si è arrangiato nel suo studio con delle luci particolari, danno così vitalità a questi esseri sconosciuti che vivono nel buio, però comunque molto vitali, presenti appunto nel mondo marino. Queste trasparenze, queste forme che non sono solo pittore, perché Lucio Rogatti è incisore ma anche scultore. Se si va a indagare appunto le superfici, proprio notiamo questa percezione scultoria, questa texture che va a cercare in maniera millimetrica e la costruisce con la luce e quasi quasi col bulino da incisore, in questo caso col pennello e con altri oggetti. Ecco. Quindi io ringrazio l'artista che ci fa vedere non solo il mondo sommerso ma anche la terra, quindi c'è questo fuori e dentro, no? Del mondo, quindi il mondo terreno, il mondo terrestre, il mondo marino, che dialogano, ecco, dialogano qui oggi a Viciù.